In questo breve tutorial vi mostrerò come unire correttamente due mesh in Dynamic Topology usando il Bool Tool. Cominciamo. Abbiamo la nostra testa scolpita in Dynamic Topology. Come possiamo vedere in Edit Mode, la testa è stata triangolata ed è piuttosto densa, dovuta proprio al processo del Dynamic Sculpt. Ora, noi vogliamo aggiungere una mesh che funga da busto. Quindi andiamo in Object Mode e aggiungiamo una sfera. La posizioniamo e cominciamo a scalare in maniera tale da ottenere più o meno la forma che può avere un busto. Scaliamo. Quando siamo soddisfatti della posizione, della grandezza della mesh, clicchiamo su entrambe, quindi con Shift e tasto destro del mouse, e io utilizzo il Bool Tool e clicco Union. Bool Tool è una add-on gratuita di Blender. Avrei anche potuto usare il modificatore booleano nel pannello dei modificatori, ma avrebbe richiesto ulteriori passaggi. Quindi adesso abbiamo le nostre due mesh unite, ma non possiamo ancora scolpire. Infatti, come vediamo in Edit Mode, nei punti di intersezione tra le due mesh si sono creati dei poligoni irregolari, degli angles, mentre tutto il resto della mesh ha ancora delle facce quadrate. Questo creerebbe dei problemi nel momento in cui vado a scolpire. Prima di fare qualsiasi cosa, quindi torno in Sculpt Mode e mi devo ricordare di attivare prima il Dynamic Topology. Questo renderà coerenti le due mesh. Infatti, come vediamo, adesso anche la sfera è stata triangolata. E questo ci consentirà di scolpire senza creare artefatti. Ecco, come vediamo, anche nei punti di giuntura, che sembrano distorti, posso tranquillamente scolpire. E adesso posso continuare scolpendo liberamente, senza paura di creare artefatti. Se il video vi è piaciuto o vi è tornato utile, lasciate un mi piace. Se avete dei dubbi o volete dei chiarimenti, potete scriverlo nei commenti e cercherò di rispondervi al più presto. Alla prossima!